Oggi. Boker Tov, Boker Ora a tutte carissime, siamo il 2 del mese di Sivan e allora partiamo con, come sempre, con la Yom Yom. Allora, Anna Bekorti Kabbalat Shabbat, Umri Belachash, U Pirush Aleinu Kule Bekabbalat Shabbat, Ve Amidah. Allora, questo è come parte. Allora, vi leggo, vi spiego. Allora, Veshanat Tafkuf Peitet, Chal Shabbat, Parashat Amidbar, Hei Bistivan. Kodem Adlakan Deroche Shabbat, Amar Atzimach Tzedek, Ma'amar Su Et Rosh, ויאמר אבותם, פירוש סעו כפירוש הרבי אבן עזרא, מעניין כי תישא את ראש. אלורה, קוזה וידיאמו קוואפ, פרלה דיון שבת, די פרשת במדבר, קרא קפיטטו צ'ינקו די סיוון, אין פרימה דלצ'נציוני דירקטי, ללצמח צדק, כמו בספיקטו פיוולטר, אל תרצו, די סתר אבן חב"ד, ה' דתו און מאמר. Un attimo, ragazze. Un attimo. Scusate, ma qui. Ok. Voilà. Allora, come dicevo, il Tzemach Tzedek ha detto Mamar, che basandosi sul passuk Su et Rosh Vegomer Avotah. Dunque, Su, come abbiamo visto, no, nella parasha di Bamidbar, come stiamo studiando, il comandamento di fare il censimento del popolo. Però che termine usa Hashem nella Torah? Come contate, fate un censimento, su, la sette. E l'Ibn Ezra spiega chi ti sa et rosh, che, come lo spiega? Bir e Nyan, cioè l'idea vodata haratan shama, dunque il servizio, il lavoro dell'illuminazione della neshama nel corpo, na asalia barosh ve'etzeman shama kmo sheinemara. Molto molto forte questo punto. Allora, dunque, quando una persona lavora per illuminare la Neshama nel suo corpo, allora automaticamente c'è una aliyah, una salita sia nel capo che nell'essenza della Neshama. Come si trova nella sua fonte? Non come nella Neshama che è qui da noi nel nostro corpo, ma come si trova nella fonte. Visvir kama psukim umar re zohar midrash, dunque poi aveva spiegato quell'occasione diversi psukim e mamarim dello Zohar e del Midrash. E poi Shabbat a pranzo, beh, Shabbat batzoraim, amar rabenu hadrush erastichli leolam. Allora, un altro pasuk molto famoso, dove sapete che è Matan Torah è quando Hashem ci ha dato la Torah. Ma è anche paragonato a un matrimo al matrimonio. Lo sposo è Hashem, la sposa sono i Bnei Israele. E la fede è la Torah, no? Allora, e ti fidanzerò per sempre, cioè sarai mia per sempre. Uvi Urosh, mi passa per il Torah. E ha dato proprio la spiegazione che poi è stata stampata nel Torah, di Torah, pardon, a proposito della spiegazione di questo passo. E il primo giorno di Shavuot, Yom Aleph de Chag HaShavuot, il Rabbeinu, Rabbeinu Zaken, Amar, et Hadrush, Usfartem Lachem. L'altra spiegazione, anche lì molto profonda, molto cabalistica, hasidica, del Usfartem Lachem. Conterete per voi, no? Che è il comando di contare l'Omer, no? Ubi Urosh, Shenit Pesu Berikut Torah. Yom HaShenit de Chag HaShavuot, Pesudat Yom Tov, Amar Rabbeinu Hadrush, Achokhma Me'ayin Timatzeh. Poi il secondo giorno di Shavuot, nella Seudah, nel pranzo di Yom Tov, ha detto invece un altro drush, un altro discorso, basandosi su un altro passo importantissimo, su un altro detto importantissimo, e la Chokhmah dal nulla si ritrova. E qui c'è tutta una spiegazione anche di molto profonda, molto cabalistica. Tisperu 50 yom ani pas per i kutei Torah. Dunque, è entrato nel dettaglio di cosa e quando aveva detto che poi le spiegazioni spesso si ritrovano, appunto, vi ho detto, negli kutei Torah e nelle diverse fonti. Ok, poi passiamo al Chumash. Allora, tutte siamo Chumash Bamidbar, Parashat Bamidbar. Oggi siamo Revi'i. Dunque siamo alla quarta chiamata, pagina 561, capitolo 3,
della parasha di Bamidbar, Pasuk da 1 a 13. Allora, oggi cosa vediamo? Qualcosa di molto conosciuto, molto importante. I miei alunni lo sanno benissimo perché li avevo ripetuto più volte, ogni volta ogni occasione, adesso vedrete cosa. Lo ritroviamo anche nello schema. Comunque, partiamo intanto dai primi psuchi. Allora, questi sono i discendenti di Aaron. Un attimo che come sta. Stanno cadendo i libri. Pardon. Ok, un attimo. Sposto così almeno. Ecco, così appoggio. Benissimo. Ok, allora, oggi parliamo della genealogia di Aaron, di Mosè e di Aaron. Allora, come vi ricordate, questi giorni abbiamo parlato appunto del censimento, c'era la lista delle tribù, ogni tribù, quante migliaia di persone facevano appunto parte di ogni tribù, censimento fatto da Mosè e Aaron, accompagnato dai capi tribù, eccetera. Adesso abbiamo l'albero genealogico della famiglia più importante, della famiglia reale, che così è, lo vedremo poi domani in Blinede questo concetto, nella lezione di giovedì Blinede. Allora, nella famiglia reale di Mosè e di Aaron. Allora, questi sono i discendenti di Aaron, e qui il Rashi che vi ho detto che tanto spiego, che si possono considerare anche discendenti di Mosè, adesso poi vi spiegherò. Perché nel giorno in cui Hashem parlò con Mosè su Monte Sinai, lui insegnò loro la Torah. Allora, tutti insieme. Ve'ele toldot Aaron, u Mosè. Beyom diber Adonai et Mosè, behar Sinai. Ok? Allora, cosa ci insegna questo Pasuk? Dunque, al capitolo 3, Pasuk Rashi 1. Allora, cosa vediamo? Questi sono i discendenti di Aaron e di Mosè nel giorno in cui Hashem parlò a Mosè. Poi vediamo nel Pasuk 2, ecco i figli di Aaron. Allora, il primogenito, Nadav, poi Aviu, eccetera. Poi Nadav e Aviu vengono a mancare. Ok, e va avanti. Però un attimo, non abbiamo detto questi sono i discendenti di Aaron e Mosè? Qui nel Pasuk 2 e 3 cosa vediamo? Anche 4 volendo. Vediamo solo i discendenti di Aaron. E i discendenti di Mosè? Dov'è la preface? Mi hanno fatto la preface, questi sono i discendenti di Mosè e Aaron. Però si elencano solo quelli di Aaron, non ci sono quelli di Mosè. Allora Rashi spiega, menziona solo i figli di Aaron in effetti, però sono chiamati discendenti di Mosè, perché fu Mosè a insegnare loro la Torah. Talmud, Sanedrin 19b, chiunque insegna la Torah al figlio del suo compagno, il Pasuk, la Torah glielo scrive come se lui stesso l'avesse generata. Ecco perché vi ho detto che io per anni dicevo questo ai miei alunni, che sono come i miei figli, infatti dico incidente, quando ero in un mare di sangue tutta sfasciata, dove chiedevo a Hashem di lasciarmi in vita per i miei allora due figli biologici, e 220 alunni che amavo, e Hashem sa, perché Hashem non si imbroglia, no, come fossero figli miei. E quando dicevo ai bambini, vedete che vi adoro, vi amo, com'è che spiegate questa cosa, che vi amo come se foste i miei figli? Allora, spiego io, un Rashi, in Parashat Bamidbar, capitolo 3, Pasuk 1, nel preciso, dove dice appunto quello che vi ho appena spiegato. Si elenca i figli di Roma, cioè, quando biologicamente sono solo figli di Aaron, ma dal momento che Mosè ha insegnato loro la Torah ai nipoti e figli di Aaron, considerato come se fossero figli suoi. Dunque, come abbiamo detto, nel giorno in cui Hashem parlò con Mosè, questi discendenti divennero suoi, perché insegnò loro quanto aveva preso dalla bocca di Akadosh Baruch. Ok, e poi c'è la lista. Abbiamo la lista dei nomi, questa la faremo direttamente, dunque, dunque parte dal primogenito, Nadav, Aviv e Zarremar, e sono i nomi di Aaron, i Quanim, Unti, che li investì nel compito di esercitare il sacerdozio. Poi ricorda questo evento tragico della morte prematura del primogenito e del secondogenito di Aaron. Nadav e Aviv morirono alla presenza di Hashem, quando nel deserto del Sinai presentarono davanti a Hashem un'offerta col fuoco profano. Non avevano figli.
e così solo Elazar e Tamar eseguirono il servizio sacro durante la vita del loro padre Aaron, quando Aaron ne fu impossibilitato. Boker Tov anche a te, Francesca. Allora, siamo a Humash, capitolo 3, e riprendo da Passù. Ve'ele Shmot bne Aaron, Abechor, dunque il primo oggetto, è fantastica. Nadav va'aviu, Elazar ve'Itamar, i famosi quattro figli di Aaron. E le Shmot ve'Aaron akohanim, ha'meshuchim, ha'sharmineh ha'damneh. Però ecco qui, tragico vento della morte di Nadav. Vayamot Nadav va'aviu, lifnei Adonai, ve'akrivam esh zara lifnei Adonai, ve'midbar Sinai, uvanim lo hayu lahem. Ve'chen Elazar ve'Itamar bnei Aaron aviv. E adesso, detto ciò, passiamo al compito dei divini, che avevamo già accennato, se vi ricordate, adesso entriamo più nel dettaglio. Allora, Hashem parlò a Mosè dicendo, che abbiamo detto che i divini sono quelli che dovevano montare e smontare, c'è anche il trasporto, eccetera. Adesso vediamo nel dettaglio. Allora, Hashem parlò a Mosè dicendo, fai avvicinare la tribù di divini, ponila al cospetto di Aaron, il Cohen, così che essi lo assistano, daranno assistenza nello svolgimento del suo incarico e nell'incarico di tutta la comunità, rimanendo davanti alla tenda del convegno per prestare il servizio nel Mishkan. Dunque abbiamo i Kohanim che sono top e sotto abbiamo i Levim che aiutano i Kohanim. Avranno cura di tutti gli utensili della tenda del convegno, dell'incarico affidato ai figli di Israele, e che i Leviti curano come loro delegati per prestare il servizio nel Mishkan. Assegnerai tu, Mosè, ai Levim, assegnerai i Levim, pardon, ad Aaron e ai suoi figli. Proprio loro sono stati scelti tra i Bnei Israel e assegnati a lui per assisterlo nelle funzioni del santuario. E tu designerai Aaron e i suoi figli, e quelli soltanto eserciteranno le loro specifiche mansioni sacerdotali, e nessun altro, ovviamente, come abbiamo spiegato più volte, che era molto grave. Infatti, qualsiasi estraneo non sacerdote che si avvicina a compiere questo servizio sarà messo a morte. Vediamolo sul testo. Vaidaber Adonai Moshe Lemor, Hakrevet Matelevi, Ve'amatta Otolifne Aaron Akoen, Vishertu, Vishamruit Mishmer Tovet Mishmer Koleda, Lifne Ol Moed, Lavodet Avodata Mishkan. 8. Vishamruit Kol Klea Ol Moed, Vit Mishperet Israel, Lavodet Avodata Mishkan, Venatate Talvim Learon Uvanam, Vit Mimheva Lomet Ben Israel. Bet Aaron, bet Banav Tifkot, Veshameru et Piumatan, Veazar Karebuma. E concludiamo gli ultimi tre psukim sui Leviti al posto dei primogeniti. Come vi avevo spiegato altre volte, normalmente chi doveva ricoprire il ruolo dei Kohanim erano i primogeniti. Quando però purtroppo c'è stato peccato capitale del vitello d'oro e tanti appunto primogeniti avevano preso parte a questo pauroso peccato del tradimento, appunto, di a proposito del matrimonio, poi c'è stato subito il tradimento, e che era questo vitello d'oro. Allora hanno perso la Keunah, hanno perso questo merito di ricoprire il ruolo di Keunah. Se vuoi sapere il motivo di questa mia scelta, ecco. Dopo la vicenda del vitello d'oro, al posto di ogni primogenito che ha aperto il grifo, io ho scelto i divini tra i figli di Israele perché non vi hanno partecipato. Pertanto, tra i figli di Israele, i divini saranno i miei per servire. Dunque, come i primogeniti hanno perso questo grande incarico, avendo commesso il peccato, siccome l'unica tribù che non aveva preso parte al vitello d'oro era la tribù di Levim, sono stati loro a essere presi al posto. Questo perché dal giorno in cui ho colpito tutti i primogeniti nella terra d'Egitto, tutti i primogeniti mi appartengono. Dunque, normalmente, visto che mi appartengono, dice Hashem, soprattutto, come abbiamo detto, dopo la piaga dei primogeniti, allora mi appartengono a me, dunque sono loro che, appartenendo a me in modo particolare, dovevano servirmi e rappresentare il popolo. Io ho consacrato a me tutti i primogeniti di Ben Israele, sia uomini che animali mi apparterranno, io sono Hashem. Allora, 11, 12, 13, vai davvero a Donai Moshe Nemora, nihine la carti tal dimito per Israele, tachat kol bechor peter rechem in Israele,
והיו לי על כלי כל בכור ביום מכותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה, לי יהיו, אני, אדוני. Detto ciò, questo è il Humash di oggi, passiamo. Opla. Vi ammiro. Allora, pagina 145, Ein Himmel, decima riga dal basso. Ok? E oggi si conclude il Perek di 52. Ok? Dunque partiamo da Beredatta Beshtarshelut Me'am Le'olam. Dunque, questa discesa di mondo in mondo, ok? 52, ho detto bene, sì. Ok, voilà. Vedete, siamo alla decima riga dal basso, cioè da su contate 10 righe, e dalla parola Ubeiridatta Beshtarshelut Me'olam Le'olam, Kama Shechina Yarda Ve'Nitlab Shabbat Bechol Olam Ve'Olam. Ok? Dunque, in questa discesa, ok? Dunque, questa discesa è quando è scesa di mondo in mondo, si è vestita di ciascun mondo. Non ha una mamma che faccia una gara di trasciarla per colore. Ok? Dunque, abbiamo parlato di questa discesa della scena. Che se non ci fosse stata questa discesa della scena, di mondo in mondo, ok? Cioè scende proprio più in basso fino a questo punto, di modo che la Shekinah si possa rivestire di ognuno. Perciò è scritto nello Zohar, ok? Zohar Kodesh Kodeshim Shibor Kol Olam Ve'Olam, come c'è Katu Bazohar, e come appunto riportato nello Zohar, Ve'etz Chaim, e nell'Etz Chaim. Rene, puoi metterti muto, se no vi metto io. Ok, voilà, benissimo. Allora, riprendiamo. Dunque, riprendiamo cosa è scritto nello Zohar, nell'Ezre. La Shechina, che è Malchut de Atzilut, cioè la manifestazione della luce e della forza vitale di Ein Sof, che illumina i mondi, chiamata, come è definita, come è chiamata, la parola di Hashem e l'alito della sua bocca. Cosa si vuol dire in realtà con ciò? Facendo un paragone, ovviamente, che è come nel caso di un essere umano. La parola, che cos'è la parola dall'umano? Rivela il pensiero, di sua natura segreto e nascosto a coloro che ascoltano. Perché, come dicevo più volte, siamo arrivati anche sulla Luna. Però a leggere il pensiero questo no, questo solo Hashem. Dunque, cos'è la parola? È quello che rivela il pensiero nascosto. Ok? Si veste del santuario del santo dei santi della Bria, Kodesh HaKodeshim della Bria, e che sarebbe il Chochmah, Binah e Daat, le tre attributi intellettuali della Bria. Quando si vestirono della Malchut di Bria, a quel punto si ebbe la creazione delle anime e degli angeli che esistono appunto nel mondo della Bria. Da qui anche, ci spiega il Vallatania, discende anche il Talmud, quello che abbiamo, e che poi è già stato spiegato, come dice il Vallatania, citando i Tikkunim, che nel mondo della creazione, che è il mondo della Bria, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiyah, dovete sapere la memoria ormai. Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiyah. Allora, adesso siamo alla Bria. Dunque, nel mondo della Bria irraggiano e si diffondono Chochmah, Binah e Daat di Ein Sof Baruch. Però in modo
grandemente contratto, di modo che gli angeli, le anime e gli angeli in questo caso, che sono anche loro esseri limitati e finiti. Noi quando pensiamo all'anima, pensiamo a qualcosa di infinito o all'angelo, questa creatura astratta. Per quanto astratta, è comunque finita e limitata. Dunque, di modo che possano, siano in grado di ricevere l'influenza di Chokhmah, Binah e Dat, Yen Sof, ecco, di questa categoria, ecco che era necessario questa contrazione, ecco, chiamiamolo così, questo zimzum. Ok, perciò, tornando al Talmud, il Talmud ha origine dal mondo della Bria. Infatti, il Talmud appartiene alla Chokhmah Binah Vedat, dato che il Talmud, in cosa consiste in realtà il Talmud, se vogliamo sintetizzare? L'interpretazione delle halachot in termini chiaramente definiti e le interpretazioni rientrano nel quadro del Chabad, di Chokhmah Binah Vedat. Adesso, le halachot stesse derivano, che troviamo nel Talmud appunto, derivano invece dalle midot di Ein Sof, che sono, precisiamo e ricordiamo, clemenza, giustizia, misericordia e via dicendo, dalle quali hanno origine le permissioni e le proibizioni, l'essere adatto al consumo dal punto di vista rituale, il venire eccepito, la consapevolezza, la soluzione, come poi è spiegato più nel dettaglio nei titoli. Adesso torniamo allora al vestirsi, in virtù, diciamo, di questo vestirsi della Malchut, della Azilut, che è il mondo più alto, nel Malchut, del secondo Malchut, Azilut, Bria, ok, secondo mondo, nella Malchut di Bria, si veste anche nel Kodesh HaKodashim, della Yetzirah, terzo mondo. Arriviamo dunque, eravamo nel Chokhmah Binah Vedat del Olam HaBriah, dove ci sono le anime e gli angeli. Adesso scendiamo di un mondo, che è il mondo della Yetzirah, sempre a livello degli attributi intellettuali, Chokhmah Binah Vedat. Dunque, quando questo si veste della Malchut di Yetzirah, hanno origine che cosa? Gli spiriti e gli angeli che fanno parte appunto del mondo della Yetzirah. Allora, nel mondo della Bria abbiamo il Talmud, giusto? Angeli, anime e Talmud. Mondo della Yetzirah, mondo sotto, abbiamo angeli e spiriti e la Mishnah, ok? Che comprende, come sappiamo, le decisioni legali che sono derivate anche loro, queste decisioni legali ebraiche, dall'Ein Sof Baruch Hu, dal Chabad, dagli attributi intellettuali Chokhmah Binah Vedat di Ein Sof Baruch Hu. Però le manifestazioni del Chokhmah Binah Vedat, consistenti appunto, cosa sono le interpretazioni di Chokhmah Binah Vedat? Sono le interpretazioni delle halachot. Si vestono e si nascondono nel corpo delle halachot stesse, e non si presentano in forma manifesta, mentre il corpo dell'Halakhot, che sì, si presentano in forma manifesta, è un vero e proprio riflesso degli attributi di Ein Sof che si presentano appunto in forma manifesta. Dunque, spiegato, come abbiamo spiegato prima, sull'autorità dei Tikkunim, che le sei Sefirot che hanno il loro ricettacolo nella formazione, cioè nel mondo della Yetzirah, si estendono generalmente parlando in due direzioni, destra e sinistra, e agiscono, col permettere, sotto il profilo della clemenza. In che senso? Col rendere possibile che una cosa salga ad Hashem, nel caso della proibizione, ora con la puoi aprire, ora col permettere. Allora,
perché le cose permesse, attenzione, dipendono dalla clemenza di Hashem, dal chesed. Le cose proibite, assur, il termine assur vuol dire anche in ebraico, studiamo un attimo l'etimologia del termine, vuol dire anche legato. Dunque, le cose proibite, cioè assurim, cioè legate, dipendono dal rigore, dalla gevurah. Dunque, le cose permesse, quello che l'Halakha ci permette, deriva dall'attributo di chesed, di clemenza, di bontà. Invece le cose assurim, vietate, legate, dal tributo di Gevurah, destra chesed, sinistra Gevurah. Tutto ciò avviene in conformità della Chochmah Ilah Adiatzilut, che è la suprema saggezza del mondo più alto, nel quale sono contenute Binaida. E tutte sono unite a Insof, poiché di tutte si veste il Chochmah Binah Badat dell'Azilut, tramite la quale la luce di Ein Sof è unita in unione perfetta. Adesso, in un modo analogo, concludiamo il Perek, la Shekhinah discende e si veste nel Kodesh HaKodashim dell'Asia. Allora, siamo partiti da Atzilut, Riyah, Yetzirah e arriviamo all'ultimo mondo, quello dell'Asia, dove ci troviamo. Ognuno di questi tre mondi si suddivide in miriadi di gradi che si chiamano anche mondi particolari. Dunque, la Malchut dell'Azilut, del mondo più alto, si veste della Malchut di Bria, della Malchut di Yetzirah, della Malchut di Asiya, di ciascun mondo particolare, e si veste del Kodesh HaKodashim, ossia del Chochmah Binah Vadaat, che c'è nel mondo di grado sottostante. Infatti, se notate nel Tehillim, al Salmo 145, Passuk 13, c'è scritto: il tuo regno, Malchutcha, il tuo regno, Malchut Kol Olamim, è il regno di tutti i mondi. E adesso la Kabbalah ce lo spiega in che senso, questo che stiamo studiando. Dunque, ciascun mondo si riveste, okay, della Malchut, e della Chochmah Binah Vadaat che c'è nel mondo sottostante. Proprio la Shekhinah, dunque proprio lei, che si veste nel Kodesh HaKodashim di ogni mondo generale e particolare, e provengono e si diffondono la luce e la forza vitale del mondo intero e delle creature contenute in esso. Le anime, come abbiamo parlato prima, gli angeli e così via. Infatti, tutti, esseri umani, mondo minerale, vegetale, animale, umano, mondo degli angeli, mondo delle Neshamot, tutto è stato creato dalle 10 espressioni di volontà dell'atto della creazione, che sono la parola di Hashem, che viene appunto chiamata Shekhinah. Allora, noi adesso abbiamo fatto, concluso per 52, l'ultima parte, che minimo, ma minimo un'ora ci voleva per spiegarvela veramente in profondo, non ce l'abbiamo, ma spero che sono stata comunque un minimo chiara per quanto si possa essere in questi concetti. Che ovviamente René ci dice. Devo mettere levare il muto. Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo. Già. Ale. Allora, dunque, oggi è il 2 di Sivan e si va dal Perek 10 al 17. Fantastica. Allora, facciamo almeno il primo perito insieme e poi concludiamo con Rebbe. Allora, siamo al 10. Questo salmo si tratta dei rapporti quotidiani con l'uomo malvagio, rapporto quotidiano, ripeto, con l'uomo malvagio, che rifiuta la legge morale e minaccia di far del male all'individuo in difesa. Secondo rito ashkenazita, era abitudine recitare questo salmo durante i 10 giorni di pentimento. Infatti, il Talmud, nel preciso
Trattato di Rosh Hashanah 18a, dichiara che questo periodo è ideale per pentirsi, perché Hashem è particolarmente vicino a ogni persona, come dice il profeta Isaia al capitolo 55, passo 69, cerca Hashem quando può essere provato. Passo molto conosciuto e importante. Ok, allora, vai Rune, 10. Ah sì? Allora, pourquoi ô éternel, te tiens-tu éloigné? Te dérobes-tu au temps de la détresse? Dans son arrogance, le méchant persécute le pauvre, qu'il tombe victime des mauvais desseins qu'il médite, car il se glorifie, le méchant, des passions de son âme. Le spoliateur blasphème, outrage l'éternel. Avec son caractère hautain, le méchant ne s'inquiète de rien. Il n'est point de Dieu. Voilà le fond de sa pensée. Ses voies sont prospères en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Tous ses adversaires, il les renverse d'un souffle. Il dit en son cœur, je ne chancellerai point. Jamais, au grand jamais, je ne serai dans l'adversité. Sa bouche est pleine de parjures, de perfidie et de violence. Sa langue est au service du mal et de l'iniquité. Ora, numéro 8. Il se met en embuscade dans les villages. À la dérobée, il fait périr l'innocent. Ses yeux guettent le malheureux. 9. Comme le lion dans le fourré, il dresse de secrètes embûches. Il les dresse pour s'emparer du pauvre. Il s'empare du pauvre en l'attirant dans son filet. 10. Il s'accroupit, se tapit et les malheureux tombent dans ses griffes. 11. Il dit en son cœur, Dieu est sujet à l'oubli. Il dérobe sa face. Jamais il ne voit rien. 12. Ah, Seigneur, lève-toi, Dieu puissant, brandis ta main, n'oublie point les humbles. 13. Pourquoi l'impie outragerait-il Dieu? Dirait-il en son cœur que tu ne demandes aucun compte? 14. Tu vois tout, tu regardes misère et chagrin pour les protéger de ta main. À toi s'abandonne le malheureux, l'orphelin, tu lui prêtes assistance. 15. Brise le bras de l'impie. Le méchant châtie sa perversité pour qu'il n'en soit plus trouvé trace. 16. L'Éternel est roi à tout jamais. Les peuples disparaissent de son pays. 17. Tu entends le souhait des humbles. Éternel, tu as fermé leur cœur. Tu leur prêtes l'oreille. 18. En vue de prendre justice à l'orphelin, à l'opprimé, pour que nul mortel n'agisse plus tyranniquement sur terre. E si è finita. Fantastica. Sì, fantastica. Sì. Ciao Esther e Elena, carissima. Siamo al Teilim. Allora. Ciao, buongiorno. Io vi tengo quel pochino in sottofondo perché sto facendo scatoloni. Sì. Bravissima. Buon trasloco. Grazie. Grazie. Meshanemakom, Meshanemazal, e Tovave di Brafa. Si dice che chi cambia il luogo di abitazione cambia anche il mazal, il destino, in bene e in meglio. Ah, amen, amen, amen. Grazie. Adesso io metto silenzioso e vi ascolto. Okay, grazie. Allora, רשע כגובה הפובה לדרוש אין אלוהים כל מזימותיו. יחילו דרכיו בכל עת, מרום משפטיך מנגדו, כל צורריו יפיח בהם. אמר בלבו, בל אמות לדור בדור, אשר לא ברע, עלה פי ומלא ומרמות בתוך תחת לשונו עמל ועבד. יושב במערב חצרים, במסתרים יערוג נקי. עיניו לחילך מצפונו, יערוב במסתר כאריה, בסוכו יערוב לחטוף עוני, אני יחטוף אני במושכו ברשתו, יתקה ישוח ונפל בעצומה, חיל קאים, אמר בליבו שכח אל, הסתיר פניו בר על הנץ. קומה אדוני, אל נשא ידיך, אל תשכח ענבים, על מי נעץ רשע, אלוהים אמר בליבו לא תדרוש. ראית כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידיך, עליך יעזוב חיליך, יתום אתה היית עוזר. שבור זרוע רשע, ורד תדרוש רשעו בל תמצא. אדוני מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו,
תאוות ענבים שמעת אדוני תכי מדבם תקשיב אוזניך לשפוט יתום ודח ועל יוסיף עוד לארץ אנוש מן הארץ. Allora, come ci ha ben detto René oggi, abbiamo dal capitolo 1 al capitolo 17 incluso, e domani 18, domani si parte dal Chai. E, ah sì. Sì, allora, come si no, dice? Dal 10 al 17, non dal 1. Dal 10 al 17. Ho detto 1, va bene. No. Va bene. Da 10, ok, e domani dal 18. 10, da 10 al 18 escluso, ecco. Da 10 17 18. Compreso. Esatto. Allora, abbiamo bellissimi prakim anche qua. E vabbè, visto che lo facciamo, ve l'ho detto, facciamo... Sì. Allora, ecco, io le altre sono in sottofondo, ci ascoltano. L'Ischut, Elena, Esther, Rivka, Bebala, Olivier, Eliau, לחיים טובים, לחיים בריאים, להצלחה בכל מעשה ידיהם, אמן כן יהיה רצון, לחיה מושקה בת שרה, לשנוזן בן שרה, לרנה שתהיה בריאה, ולכל משפחתה, אמן, ולכל המשתתפות. אמן, אמן. צ'יסקה ומשפחתה. אמן. אקו, פרטו תבואי. אלורה. Al direttore del coro sullo shmut, che era uno strumento ad otto corde. Salmo di Davide. Salvaci tu, Hashem, perché non esistono più né giusti né fedeltà tra loro. Parlano l'uno all'altro con menzogna, parlano con linguaggio ipocrita, con cuore doppio. Distrugga Hashem tutte le labbra ipocrite, tutte le lingue che parlano con superbia, quelle di coloro che dicono: grazie alla nostra lingua noi trionfiamo. Finché abbiamo le labbra, chi ci può dominare? Per l'oppressione dei miseri, per il gento dei derelitti. Io adesso, dice Hashem, mi leverò, li metterò in salvo. Le parole di Hashem sono parole pure, sono argento raffinato nel crogiolo di terra, sette volte purificato. Tu, Hashem, li custodirai, li proteggerai in questa generazione per sempre. Quando la vita prevale tra gli uomini, i malvagi si aggirano intorno. Amnaziach la Shminit Mizmor di David, Voshi Adonai Kigamar Hasid, che fa suo evonimi in Neada. Tovidabru Ishetreush, Sfak Halakot Bele Valeri Dabeu, Yachret Adonai Korsifteh Halakot, Yachret Dolot. אשר אמרו ללשוננו נדביר שפתנו איתנו מאדון לנו. משוד עניים אין כתב יונים אתה אקום יאמר אדוני ישית וישע יפתח לו. אמרות אדוני, אמרות טהורות כסף צרוף בעלי לארץ מזוקק שבעתיים. אתה אדוני תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם. סביב רשעים התהלכו קרום זולות בבני אדם. אבירוני, טרדיצ'י. Ah, ma non ci sente. Sì, allora va bene. Allora, leggo direttamente in ebraico. La Mnazach Mizmor di David. Ad Ana Adonai Tishkacheni Netzach. Ad Ana Tastir Et Panecha Mimeni. Ad Ana Ashit Tzot Benafshi Yagon Bilvavi Yomam. Ad Ana Yarum Oivi Alai. Habita Aneni Adonai Elohai. Ha'ira Inai Penishan Ma'amavet. Pen Yomar Oivi Echaltiv Tzara Yagiru Kiemot. Vani Bechazdecha Batachti Yageli Bibi Shuatecha. Ashira Radonai Kigamal Alai. Comunque, come vi ho spiegato tante volte, anche quando si legge in ebraico e non si capisce, a parte che di solito lo leggiamo prima in italiano, però non sempre abbiamo tempo di leggere tutti i prakim prima in italiano e poi in ebraico. Allora, se sentite anche solo in ebraico, la Neshama assorbe le parole sante del Tehillim di David Amelech e entrano e purificano la nostra Neshama. 14. Namnazer le David Yuddalet. Le David amar naval de libo, en Elohim, kishchitu, itkivu amila enoseto. Adonai mishamai mishkif al bne adam, nir ota yesh maskil, doreshet Elohim. Hakol sar yachtav ne'elach, ein oseto, ein gam echad. Halo yadu kol poalea venuchle ami, achlu lechem adonai lo tarav, sham pachad ufachad ki Elohim bedor tzavi. Atzat ani tavishu ki Adonai maseu, mi iten mitzion yishuat Israel, yishuv Adonai shvut amu, yagel Yaakov, ismach Israel. 15, Tetvav. Mizmor le David.
Adonai, mi yagur beolech, mi shkom be'ar kodshecha, olech tamim ufuel tzedek, dover emeti babo, lo ragalla le shonu, lo assa le reura, vecherpa lo nasa al kovo, nivze be'enav, nimas vetire Adonai chabed, nishva le'ara ve'lo yamir, kaspo lo natan meshech, ושוחד עד נקי לא לקח עושה אלה, לא ימות לעולם. פרפרתי רונה הלג'ר עם פרנצ'זת לאוקטימו דיצ'סטה, לגו אנקור על סיידיצ'י, פה יש סנטיאמור. מכתם לדוד שומרי ניאל כי חציתי בך. אמרת לאדוני, אדוני, אתה טובתי בלעליך, לקדושים אשר בארץ המה בדירך כל חפצי בה. ערבו עצבותם אחר מהר, ולסיך נסכם מדם ולסת את שמותם על שפתיים. אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלה שפרה עליי. אברך את אדוני אשר יצאני, אם לא תסרו נחלותיי. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממני בלבו. לכן שמח לי ויגד אותי, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת, תודיעני אורח חיים, סוב השמחות את פניך, נעימות ממנך נצח. Vairone, ultimo perek di oggi, 17. Togli il muto se non ti sentiamo. René? René? Oggi vedo che ha difficoltà. Ora ecco. Si senti? Ora mi senti? Ora... Vai. Mi senti 17. Ora? Sì, 17. Sì, sì, ti sentiamo bene. Uno, Prière de David. Écoute, ô Seigneur, ma juste demande, exauce ma supplication, prête l'oreille à ma prière, sortant de lèvres non trompeuses. Doué, c'est de toi qu'émanera mon bon droit, tes yeux discernent ce qui est équitable. Tu sondes mon cœur, tu m'examines pendant la nuit, tu me mets à l'épreuve, sans trouver en moi aucune pensée qui ne doive passer par ma bouche. Quatre, guidé par les paroles de tes lèvres, j'observe les actions des hommes. Les voix des gens violents. 5. Affermis mes pas dans tes sentiers pour que mes pieds ne glissent point. 6. Je t'appelle car tu me réponds, ô Dieu. Prête-moi l'oreille, entends mes paroles. 7. Mets en relief tes bienfaits, ô protecteur de ceux qui se confient à ta droite, malgré les adversaires. 8. Garde-moi comme la prunelle des yeux, habite-moi à l'ombre de tes ailes. 9. Contre les méchants qui me tyrannisent, contre mes ennemis qui me cernent avec passion. Dieci, de leur graisse, ils ont bouché leur cœur. Leur lèvre s'exprime avec orgueil. Undici, à chacun de nos pas, les voilà qui se pressent autour de nous. Ils ont les yeux sur nous pour nous étendre à terre. Dodici, pareil au lion, avide de déchirer, au lionçon qui se tient en embuscade. Tredici, lève-toi, Seigneur. Préviens ses desseins, fais-lui ployer le genou par ton glaive, sauve ma vie du méchant. Quatorze, par ta main, ô Éternel, sauve-moi de ces gens esclaves du monde, qui jouissent largement de la vie, dont tu bourres le ventre de tes biens, dont les enfants ont tout en abondance et laissent le superflu à leur progéniture. Quindici, quant à moi, puissais-je, grâce à ma droiture, contempler ta face et à mon réveil me rassasier de ta vue. Ok. Bravissima, fantastica. Grazie. Leggo velocemente. Filale David Cimadonai Filati. No, pardon. Volevo fare in fretta, mi sono confusa. Filale David Cimadonai Sede Kakshiva Rinati Hazinat Filati Velocity Mirma. מלפניך משפטי יצא, עיניך תחזן המשרים, בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני בל תמצא, זמותי בל יעבור. לפעולות אדם בדבר שפתיך, אני שמרתי אורחות פריץ, תמוך שורי במעגלותיך, בנמות ובאמה. אני קראתיך כי תענני אל הת אוזנך, נשמע אמרתי, הפלך שדיך, מושך עושים ממקומם ממיניך. שומרני כאישון בת עין, בצל כנפיך תסתירני, מפני רשעים זושדוני, אויביי בנפש יקיפו עליי. חלבמו סגרו פימו, דיברו בגאות, אשורנו עתה סבבונו, עיניהם ישיתו למטות בארץ, דמיונו כאריה יחשוף לטרוף וככפיר יושב במסתרים. קום אדוני, קדמה פניו, הכריעו, פלטה נפשי מרשע חרבך, מוטים ידך אדוני, מוטים לחלד חלקם, בחיים וספונך תמלא בטנם, ישבעו בנים והניחו יתרם בעולליהם. אני, בצדק אחזה פניך, אשבע בהקיץ תמונתך.
זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אהביי וכל מי שבשם ישראל יכונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שם טוב. Prova a leggerlo in ebraico, Rone, Shir la Malot. Allora, aspetti un po', allora, 250. Oggi tutto Rene. Allora, siamo pieno. Shir la Malot. Issa Aini El Aharim Me'en Yabo Ezri Ezri Me'em Adonai Ose Shamaim Ve'aretz Ve'aretz Al Yaten Lamot Ragleha Al Yanum Shomrecha Ine Lo Yanum Ve'lo Yeyashan Shomer Ishan ולא אישן, שומר ישראל. אישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צלך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור סיעתך ובותיך מעתה ועד העולם. ביי, רוני, פנטסטיקה. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל יכונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד. שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה. עיר שחוברה לה יחדיו ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל לדוד בשם אדוני. כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישלי אוהבייך, יהיה שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען החי ורעי, הדברה נא לה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. אוקיי. פנטסטיקה תורנטה, בוני פרפרטיבי פר שבת, פר לפסטה דשבועות, בון מזה, און ניבנה, בון סשודה. אמן, אמן. אמן, אמן. Amen. A tuo marito, amen. Le tue figlie, grazie. A tutto amen. Israele, amen, amen, amen. Fantastica giornata. Ok. Un abbraccio. Amen.